Voglia di un brunch o di una colazione speciale? Vediamo insieme come preparare degli ottimi pancakes. Per prima cosa sciolgo il burro al microonde. Ora lo lascio intiepidire e mi dedico alla preparazione dell'impasto. Divido i tuorli dagli albumi. Ai tuorli aggiungo il latte e mischio con una frusta. Unisco il burro, poi metto il lievito dentro la farina, setaccio tutto dentro al composto, amalgamo bene con una frusta, ottenendo un composto liscio e senza grumi. Ora metto gli albumi in una ciotola. Mi raccomando, le uova devono essere a temperatura ambiente perché montano meglio. E comincio a montare. È il momento di unire i due composti molto delicatamente. Sono pronta per fare i pancake. Metto un pezzettino piccolissimo di burro nella padella che è già calda e poi con un po' di carta assorbente da cucina vado ad asciugare il tutto. Serve solo per non far attaccare alla padella che è già antiaderente, quindi in realtà siamo salvi da quel punto di vista. Metto un pochino di composto sulla padella cercando di dargli un aspetto tondo e li lasciamo cuocere prima da un lato e poi li andiamo a girare. Non ne metto tanti in modo da non attaccarli uno con l'altro, eh? Io l'ho fatti dalla dimensione di circa 8-10 cm di diametro. Ora li giriamo, vedete come sono belli dorati, e lasciamo cuocere qualche secondo ancora. Io, come vedi, sto usando un mestolino per dosare l'impasto nella padella, ma se preferisci, è anche più comodo, puoi usare un biberon, avendo però il foro del beccuccio un pochino più largo. Fare una pila con i pancake è sempre un modo grazioso per servirli. In più li puoi accompagnare con crema spalmabile alle nocciole, con confettura, con miele o col più classico sciroppo d'acero. E poi tanta frutta fresca.